stata, diciamo, una vittoria un po' inaspettata perché mancava Kerron e poi vincere a Sassari non era semplicissimo, quindi che per questo motivo è stata ancora più bella. E sì, diventa un po' frustrante magari lavorare bene ogni settimana e poi arrivare alla domenica e non riuscire a portare a casa i 2 punti, quindi è stata una vittoria importante, ci ha permesso di alzare il morale. Sì, è una vittoria che ci meritavamo sia noi che tifosi. Siamo stati aggressivi sin dall'inizio, non abbiamo mai mollato. Anche quando magari prendiamo un parziale andiamo sotto, quindi stati sempre lì. Secondo me già dall'inizio, da come siamo partiti, abbiamo giocato sempre aggressivi per tutta la partita, quindi ci abbiamo creduto sin dall'inizio. Sì, come detto prima, la vittoria con Sassari ci ha alzato sicuramente il morale. La partita Correggio sarà una partita difficile perché loro sono un'ottima squadra, hanno aggiunto 2 nuovi giocatori, vengono da una brutta sconfitta con Avellino in casa e vorranno riscattarsi. Però cercheremo di preparare meglio la partita e giocare come fatto con Sassari per portare a casa la vittoria. La 2, cioè la 1 rispetto a 2 è un campionato diverso, che alla fine ci sono 5-6 americani, quindi c'è una differenza sia a livello tecnico, ma soprattutto a livello fisico, atletico. Diciamo, questo quindi è il mio vero primo anno, quindi l'inizio non è mai facile e spero che col passare il tempo, piano piano, possa cercare di dimostrare di poter starci. Sì, una partita perché a livello di testa eravamo più liberi perché, come ha detto lui, non avevamo niente da perdere, quindi è stato magari più facile. Ora, Correggio sarà più difficile, perché dobbiamo dimostrare che la vittoria con Sassari no, non è stato un caso e non sarà semplice, perché anche loro hanno 2 punti in classifica più di noi e anche loro vorranno cercare di far bene, dimostrare che valgono di più di quello che stanno dimostrando. Quindi non sarà facile, sarà una partita tosta, cioè una partita molto difficile, cercheremo di dare il massimo. Ma prime 6 settimane non sono state facilissime, perché sono venute 6 sconfitte, inizio un po' difficile, ma abbiamo vissuto bene, perché è stato un gran avvio, ma ogni martedì torniamo in palestra con la consapevolezza di dover fare meglio, di dare qualcosa in più. Poi no, noi soprattutto, noi italiani magari, ci impegniamo sempre di più in allenamento per cercare di aiutare la squadra nei minuti che ci venivano concessi in partita. Sicuramente sarà un valore aggiunto, perché ci dà una mano sotto canestro, sarà una certezza in più sotto canestro. Comunque scorse partite abbiamo fatto fatica al rimbalzo, abbiamo subito un po' tanti punti, quindi secondo me ci darà una mano
soprattutto in difesa, che sarà molto importante. Ma ora da ancora niente, cominceremo stasera, che comunque abbiamo un giorno in meno giocando sabato. Loro sono squadra comunque già, hanno 5-6 lunghi e non sarà facile. Anche per questo Michele sarà importante. E ora da stasera inizieremo a preparare per bene la partita.